Nel video di oggi voglio provare a fare una cosa che normalmente non faccio. Voglio provare a rispondere ad alcune domande molto importanti che collettivamente abbiamo in questo momento. Allora, facciamo una domanda. Vediamo di provare a trovare diverse risposte o pensare anche solo a potenziali risposte a questa domanda. Lo scopo di questo video non è trovare la risposta esatta, ma è di ragionare in termini di qual è il significato di questa domanda e in che modo può aiutarci a pensare diversamente. L'umanità è diretta verso la sua rovina o verso la sua rinascita? Voi che cosa rispondereste? Se qualcuno facesse a me questa domanda, facciamo finta che me la sono appena fatta da solo, io risponderei che sta a lei scegliere. L'umanità, e qui parlo di umanità come un collettivo, un insieme, un'unità grande, una specie collettivamente, deve operare una scelta. Deve iniziare anche a capire che sta operando una scelta collettivamente, che lei ne sia consapevole o non, lo sta facendo. E ogni suo elemento, ogni elemento di questa umanità, ovvero ogni singolo individuo, crede di non avere potere decisionale in termini di che cosa accadrà alla sua intera specie, non solo a se stesso, ma all'intera specie. E quindi l'assunzione di questa responsabilità, in quanto avente potere, ogni singola persona di quelle 8 miliardi hanno potere. Potere perché la cosa a dargli potere non è il conto in banca o quanto riescono a influenzare gli andamenti globali, economici o politici. A dargli potere è l'intenzione e le credenze e gli atti che sembrano più insignificanti, una gentilezza, una frase detta al momento giusto, mettersi al servizio senza chiedere nulla in cambio se non l'immensa gioia che c'è nel dare quell'aiuto. Questo tipo di gesti sono ciò che fa sterzare la direzione di questo veicolo impazzito verso la corretta direzione che condurrà a un'incredibile evoluzione. Inevitabilmente l'umanità può scegliere e deve scegliere e lo sta già scegliendo giorno dopo giorno, ognuno di noi. Considerando che il 99,9% delle specie mai esistite su questo pianeta ora è estinto completamente. È molto molto raro che una specie sfugga al suo pianeta. L'umanità ha una finestra temporale di evoluzione, di coscienza e tecnologia che combinate potrebbero condurla a diventare una specie che potrebbe sopravvivere anche per milioni di anni nel futuro. E non solo sulla Terra. E non solo nel Sistema Solare. C'è il potenziale che questo accada. Ora, qualunque sia la scelta che l'umanità prenderà, comunque non può distruggere niente. Non so se mi spiego. L'umanità non può distruggere la coscienza e l'intelligenza che c'è nell'universo. L'umanità può solo distruggere questa espressione singola, specifica, su questo singolo, specifico pianeta, in questa specifica modalità di operare di se stessa.
Quindi è più che chiedere se l'umanità distruggerà se stessa, sarebbe più corretto chiedere all'universo se questa parte di se stesso, ovvero l'umanità, è un'espressione che lui sceglie di conservare, trasformare e rivoluzionare ed evolvere, o di farla decadere e ripartire da capo, come se fosse un'unghia incarnita o qualcosa del genere, qualcosa che si è inceppato. Il potenziale che questa specie ha è incredibile. Abbiamo una quantità di potenziale individualmente e collettivamente e non ce ne rendiamo conto. La natura è assolutamente incredibile. E la nostra cecità verso quanto incredibile questa natura è, e che tutto quello che noi avremmo mai creato non è altro che una creazione della natura. Se la natura e la coscienza collettiva e l'universo ha creato noi come espressione di se stesso, qualunque nostro traguardo, qualunque nostra conquista o scoperta, è solo un'espressione di se stesso, è la natura a farlo. Quindi la stessa cosa che ha creato dei gattini o un albero o una balena o una giraffa, l'architetto e l'intelligenza e l'armonia che c'è dietro a quelle creazioni, la quantità di cura dei dettagli e la quantità di amore che c'è nella creazione di quelle cose, è la stessa quantità di amore che c'è nella creazione di coloro che hanno sganciato la bomba atomica. Solo che la direzione che quell'amore ha preso è di una sorta di trappola di dolore, io la chiamo. È come se la mente intellettuale umana fosse uno strumento così sofisticato e potente che persino coloro che la usano non riescono pienamente a comprendere come usarla senza autodistruggersi. Nel senso che un coltello può essere usato per sbucciare una banana, una mela o un arancio, o può essere usato per accoltellare tua moglie e tuo figlio e suicidarti. Quindi ti hanno dato uno strumento estremamente potente, una delle coscienze più sofisticate di questo pianeta, se non la più sofisticata nel senso di introspezione, almeno noi crediamo, perché non possiamo chiedere qual è l'esperienza introspettiva di un delfino o di un polpo, magari potrebbe dirci delle cose che capisce di se stesso, che sono al di là di quello che noi capiamo attualmente di noi stessi. Questo non lo possiamo sapere, c'è una barriera comunicativa di linguaggio. Ogni specie in questo pianeta comunica con dei suoni, delle vibrazioni o con lo sguardo, l'intenzione o con la coscienza in vari modi. Anche io credo alcune specie siano telepatiche. Non credo che la telepatia sia riservata da solo alcuni umani. Credo che la telepatia sia una naturale capacità che qualunque specie a un certo punto impara a sviluppare, proprio per quanto alla fine la cosa con cui sta telepaticamente comunicando è se stesso, fondamentalmente è un'altra espressione di se stesso. E questa sintonia, sincronia e equilibrio che c'è tra tutte queste espressioni di se stesso è tale che a un certo punto non serve più neanche emettere suoni. Credo fortemente che le civiltà che raggiungono uno stato di evoluzione di questo tipo non hanno più bisogno di parlarsi, possono semplicemente pensare e quei pensieri o quell'intenzione o quella coscienza, che il nostro modo di pensare è concettuale sulla Terra, sul nostro pianeta. Sono tutti concetti o parole che poi messe insieme costruiscono un'idea. Magari un'altra specie ha scelto di non usare concetti, ha scelto di comunicare solo usando emozioni o intenzioni. L'identificazione totale
con questo essere nostro umano, attualmente sta portando a degli effetti indesiderati. Perché se tu sei completamente identificato nella tua esperienza umana e quell'esperienza umana è atroce, dolorosa, estremamente difficile da sopportare, ti impedisce di vedere la bellezza in te stesso e nel resto della natura, del creato. Il dolore, la sofferenza e la paura sono tali che ti annebbiano completamente la percezione di quello che è la meravigliosità di questa natura. Quell'identificazione completa ti condurrà a odiare la vita, se non riesci a sfuggire da questa tua idea e da capire che è solo una tua percezione singolare, individuale, data dall'insieme di cose che non riesci a controllare della tua mente. E la cosa utile, diciamo la meditazione in particolare, o l'introspezione o l'inquisizione della propria natura, della propria coscienza. Un essere umano è così intelligente nella sua capacità di direzionare la sua attenzione, che quando sceglie di direzionare questa attenzione verso una profonda, calma, compassionevole inquisizione, ma non inquisizione, semplicemente un'osservazione. Quindi un'osservazione profonda di se stessi, ma non di se stessi intesa come i pensieri che appaiono all'interno della nostra percezione mentale, ma l'osservatore di quei pensieri. E quindi avere quel respiro che si crea nel momento in cui riusciamo a distanziarci un tantino dal processo della continua produzione, come una fabbrica ormai inarrestabile di pensieri, sempre continui, molto spesso ripetitivi, molto spesso che non riusciamo a comprendere o a cambiare, se ci sentiamo impotenti e schiacciati di fronte a questi pensieri o credenze, perché alla fine i pensieri sono un derivato di ciò che tu credi sia reale, di ciò che tu credi sia vero, vero riguardo a te stesso, vero riguardo agli altri, vero riguardo alla tua situazione di vita, vero riguardo a ciò che puoi o non puoi fare, ciò che è possibile, ciò che non è possibile. Queste sono tutte credenze, solo la mente non fisica, che non avendo fatto esperienza di certe cose, riesce a cadere vittima di questa sorta di cecità, chiamiamola, una forma di amnesia illusoria, di cecità verso la sua magnificenza, come se Dio potesse limitare se stesso a tal punto da scordarsi di essere Dio, non solo da scordarsi di esserlo, ma da iniziare ad attaccare se stesso e le altre parti di se stesso proprio per via della profonda cecità e disconnessione dal realizzare di essere un tutt'uno con quelle cose che sta attaccando. E quindi questo rapporto, diciamo, con se stesso, conflittuale o autosabotante, si può instaurare solo quando c'è un basso livello di comprensione e consapevolezza da parte di questa coscienza, da parte di questa mente. Quindi l'introspezione profonda conduce a uno spazio di tale pace che tutti abbiamo dentro di noi. C'è un punto in cui la nostra coscienza, spogliata di tutto il resto, spogliata dei nostri doveri, spogliata delle nostre aspettative, spogliata dei nostri giudizi, spogliata delle nostre incasellamento, delle nostre classificazioni, delle nostre identificazioni, delle nostre analisi, dei nostri giudizi, quando è spogliata di ogni tipo, anche vago, di aspettativa o credenza possibile, di come le cose dovrebbero essere o dovrebbero andare, o noi dovremmo essere o noi dovremmo fare, quando tutto questo viene per un attimo fatto cadere, come una giacca molto pesante, piena di piombo, che ci affaticava
e ci rallentava. Quando questo accade, possiamo comunque osservare quelle cose accadere, ma da una prospettiva molto diversa. Qualunque cosa fosse che poco prima ci sembrava così grande, tanto più di noi, ci rendiamo conto che a farla sembrare tanto così grande più di noi erano solo dei pensieri, solo delle credenze. Un accumulo di credenze e pensieri spesso non nostri, ma ereditati o assorbiti nel corso della nostra vita, dai libri, dai genitori, dagli amici, dai telegiornali, dal sentito dire, da un film. E quindi io vi invito, torniamo a vedere la vita con questa lente pulita, e per farlo dobbiamo spogliarci e rinunciare a tutte le nostre forme di convinzioni, identificazioni, certezze, illusioni, nozioni, anche la nostra idea di avere tante nozioni culturalmente corrette o scientificamente corrette. Lasciamo stare tutto questo. Siamo intrappolati da questa sorta di struttura, una struttura creata dalla nostra mente per darci una sorta di illusione di convinzioni e controllo, sempre per avere una qualche forma di controllo su quello che è il futuro, su quello che è la nostra situazione, spesso anche economica o sociale, sempre per darci una sorta di convinzione di avere bisogno di un'identità ben consolidata, forte, ma alla fine non ne abbiamo bisogno, siamo nati senza questa identità, cioè non siamo nati con un'idea astratta, complessa, strutturata, multistratificata di noi stessi. Noi siamo nati con questi occhioni spalancati, meravigliati a tutto ciò che vedono. La coscienza che muove quegli occhi è meravigliata dall'esperienza che sta facendo in ogni istante. E ogni emozione viene vissuta puramente, non c'è nessun filtro, che nessuna protezione, nessuna struttura mentale che può proteggere o che può modificare l'emozione più pura e vera che quel bambino prova e sente. Poi arriva la prima frase: smetti di fare così, chi fa così finisce per andare in questa direzione e fare questa fine, questa parte di te non va bene, ti rende un bambino cattivo. Io mi aspetto che tu faccia questo, io mi aspetto che tu sappia quello, mi hai deluso, questo da te non me l'aspettavo, come ti permetti? Ora ti punisco, questa me la paghi. E quando iniziano a apparire queste frasi, e quando il bambino purtroppo inizia a capire queste frasi, la sua mente si deve adattare per poterle capire queste frasi. E mentre si adatta per poterle capire, le sta adottando lui stesso. Quindi nell'adattarsi per capirle, ha iniziato a adottare queste frasi nella sua idea di cosa è reale, di come si pensa. E quindi sta imparando a pensare nei termini che sono quelli che ha ascoltato. E quindi il linguaggio umano è la prima forma di indottrinamento e di limitazione della nostra coscienza, perché se non ci fosse linguaggio, ci sarebbe solo quell'osservazione, e quell'osservazione non contiene nessuna etichetta. Come ho detto nell'altro video, il frigo senza adesivi. Quando il frigo è liscio e io ho costruito una base idrorepellente molto molto stabile, quegli adesivi, anche se qualcuno prova ad appiccicarli, scivolano via con un dito.
scivolano via alla prima pioggia, al primo vento. Ma se io non ho costruito e non mi è dato il tempo di costruire, o non mi ha insegnato come costruire uno strato di protezione per questa mia purezza, le persone inizieranno aggressivamente a iniziare a appiccicarci le loro idee, i loro giudizi, e quel frigo verrà ricoperto di adesivi ancora prima che tu te ne accorga, e a quel punto non riuscirai più a vedere nemmeno che c'era un frigo. Sarà tappezzato di etichette adesivi, nomi e cognomi, frasi, giudizi, aggettivi, tutte queste parole che tu poi, quando ti chiedono definiscimi chi sei, e ti fanno questa domanda, parlami di come sei, e tu gli inizi a dire fondamentalmente quello che hai creduto di essere, sulla base delle esperienze, sulla base dei tuoi traumi, sulla base di come hai reagito ai dolori della vita. Ma se tu sapessi davvero la risposta corretta a quella domanda, sarebbe io sono puro, io sono Dio, io sono puro amore. Sono pura sono colui che osserva e che vive in tutte le cose. Sono pura coscienza. Ecco cosa sono. Non sono tendenzialmente una persona a cui piace stare da sola. Io sono una persona indipendente, mi reputo una persona simpatica. Sì, hai imparato come essere simpatico, hai imparato come arrabbiarti, no? O come essere quello piuttosto che quell'altro. L'hai imparato a fare, ma non eri quello. Ciò che tu sei, hai imparato a fare quelle cose, non a essere quelle cose, a fare quelle cose, e ti ha dato emozioni molto interessanti. Io stesso ho fatto tantissime cose che adesso, forse con la consapevolezza che ho adesso, non le farei, ma che col senno di poi mi hanno permesso di vivere esperienze estremamente incredibili, proprio perché non mi rendevo conto magari dei rischi o di quello che era la più grande prospettiva possibile, non vedendola nella mia limitata percezione di cosa fosse possibile o reale, o di quanto io potessi aspettarmi dalla vita in generale. Mi sono cacciato in situazioni molto contorte, bizzarre, mettiamola come volete, anche pericolose o folli, ma alla fine, vuoi o non vuoi, erano come delle molliche depositate per ritrovare la corretta via e ritrovare la verità, ovvero che tutte quelle cose erano un modo per capire me stesso, per ritornare a scoprire me stesso, per ritornare a casa fondamentalmente. E quindi questo che è il nostro ego, e questo voglio dirvi, non ha senso combattere l'ego, proprio lasciamo stare lì l'impresa di combattere il nostro ego, non è un'impresa saggia in nessun modo, perché non c'è niente da combattere, è solo uno strumento l'ego, è veramente solo uno strumento della nostra coscienza per interfacciarsi con questa realtà. Quindi casomai, invece che combatterlo, no, come fosse tu la tua nave, perché senza nave tu sei a mollo nell'acqua completamente, non hai una bussola di nessun tipo, non hai una nave, non hai una vela, non puoi navigare in nessuna direzione senza quell'ego, quella nave. Quindi l'ego è la tua nave, tu sei l'osservatore, il passeggero, diciamo, sei il passeggero, la tua anima è passeggera in questo corpo, in questo ego, in questa identità. E quindi, se questo è la prospettiva corretta, come lo tratteresti questa nave, questo ego? Cercheresti di renderlo più efficiente dal punto di vista della sua capacità di farti da veicolo, nel senso che non impedisce alla tua più alta percezione, non ostacola, non si mette contro di te. Quindi, se vogliamo, se i tronchi di questa nave sono ammuffiti e marci e da sostituire, non butti via l'intera nave, ma lavori su quei tronchi e ti chiedi in che momento della mia vita questo tronco si è storto, lo riaddrizzo e permetterò a questo veicolo di funzionare ancora meglio. E lo puoi fare fino alla fine della tua vita, non c'è una scadenza a questo.
Ma a un certo punto succede che le persone hanno una nave talmente logora, danni fatti apparentemente dagli altri o da persone che sono arrivate e mi hanno... Questa persona mi ha rovinato la vita, questa persona mi ha distrutto psicologicamente. Ok, sì, forse ha influito, ma alla fine sei tu che gli hai creduto. Sei tu che hai permesso alla tua... La tua mente non ha saputo avere quello strato protettivo che dicevo, quella stabile, ancorata, profonda conoscenza di se stesso, che avrebbe fatto scivolare via quell'esperienza. Lo avresti allontanato immediatamente e avresti capito da un alto livello di consapevolezza che tutto quello che ti stava dicendo o facendo era una proiezione della sua condizione, del suo trauma, della sua limitata esperienza, delle sue emozioni, del suo dolore, e non avrebbe attecchito su di te, non ti avrebbe potuto fare niente. Non ti avrebbe potuto fare niente. Il fatto che te l'abbia fatto, o che tu credi che te l'abbia fatto, è perché la tua mente ancora non ha imparato chi è. E quindi subisce anziché capire. Accusa anziché osservare. E quindi l'importanza di fare questo distanziamento dal proprio ego solo per poterlo curare e riparare è la cosa giusta da fare dal mio punto di vista. O meglio, dal punto di vista del mio ego, perché in questo momento vi sta parlando il mio ego, ascoltando delle verità profonde che sente anche la mia anima, ovviamente. Ma la mia anima comunque è attualmente identificata con questo ego. E quindi è un tutt'uno, non posso staccarli, no? È come quando cercate di staccare lo schermo dal vostro cellulare. Senza quello schermo non potete usarlo il cellulare, ok? Nel momento in cui li separate smettono di funzionare, non possono funzionare separatamente, almeno non in questa dimensione, ripeto. La vostra anima non è fatta per... Non ha nessun veicolo di per sé per funzionare in termini di una nave che possa veramente camminare lì, andare di qua, aprire il frigo, andare in bagno. Non c'è nessuna interfaccia diretta, nessun veicolo per voi, per la vostra coscienza. E quindi vi serve, lo avete avuto come dono dalla nascita. Questa esperienza l'avete voluta voi, l'avete voluta fortemente, anche se non ve lo ricordate prima di nascere. E ora che la avete, la condannate molto spesso, la odiate. Quindi immagina chiedere un dono e poi lamentarti di averlo ricevuto. E quindi l'approccio che vi fa capire quando siete sulla rotta giusta è l'immensa gratitudine verso questo dono. È l'immensa gioia di averlo e di usarlo in maniera corretta. E che alla fine non siamo impotenti di fronte a niente, tutto è passeggero, tutto è veramente minuzioso e ricco di nozioni e informazioni, e possiamo imparare tantissimo e crescere tantissimo da questa esperienza. In ogni istante, ogni singola interazione potremmo fare di meglio. Non c'è un hard cap, si dice in inglese, significa non c'è un limite al nostro miglioramento, diciamo. Cioè veramente il miglioramento di noi stessi può andare oltre. Non potete immaginare quanto può andare oltre. Ma il miglioramento non è neanche la parola giusta, perché sembra che se uno non migliora è peggiore. Diciamo più correttamente che possiamo scoprire un'espressione di noi stessi ancora più divina, ancora più meravigliosa, ancora più amorevole, ancora più compassionevole, ancora più gioiosa, leggera, scherzosa, ma davvero di una purezza che non è di questo mondo. A volte quando incontrate una persona meravigliosa dice: ma lui non è di questo mondo, ma come fa a esistere una persona del genere? Semplicemente lui ha acceduto a quella parte che anche tu hai, ha visto quella cosa in se stesso, sa usare quella cosa, quella purezza che anche tu hai, nessuno escluso,
Quindi se devo incontrare, ripeto, facciamo l'esempio di Hitler, visto che mi piace tanto citarlo, mi piacerebbe un giorno incontrarlo di persona, ormai non si può, ma magari potrei con la coscienza. E vedere, no? Vedere come hai fatto a scordarti così tanto come sei nella tua purezza, come posso aiutarti a ritrovarla. Mi dispiace molto che soffri, per, proprio come conseguenza diretta di averla persa. Tanto più ti smarrisci da quella purezza, tanto più soffri, ovviamente, perché non è quello che sei. Per questo noi soffriamo quando facciamo cose atroci a noi stessi o agli altri, perché in realtà non è quello che veramente saremmo. È la nostra identità, è la barca, diciamo, che ha imparato come fare cose assurde per tenersi al sicuro, o almeno crede di starlo facendo. Crede che facendo quelle cose si sta tenendo al sicuro e che si sta garantendo una qualche forma di controllo, protezione o sicurezza, ma fondamentalmente da che ti proteggi? Ti stai proteggendo da quello che non vuoi sentire emozionalmente o mentalmente o tutto quello che ti fa paura, fondamentalmente è solo paura. Quindi tutto quello che non è amore è una qualche forma contorta o semplice di paura. Quindi nel momento in cui tu sai che non stai amando, che non stai gioendo in questo stato meraviglioso di gratitudine verso la vita, puoi star certo, ma proprio puoi star certo che hai paura. E quella paura ti sta facendo chiudere, ti sta facendo proteggere, ti sta facendo attaccare o difenderti con lo scopo di tenerti al sicuro, perché la paura a questo serve. Serve a tenerti al sicuro. E sei tu. E quella è la cosa buffa. Sei tu coscienza che dici al tuo personaggio di cosa avere paura. E se tu hai detto al tuo personaggio di avere paura di tutto, 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 perché nella tua vita, nella tua esperienza, tutto, tutto era una minaccia, e allora ci sono tante, tante cose di cui da cui ti proteggi, di cui hai paura. Paura di un'opinione, paura di un rifiuto, paura di un abbandono, paura di un... Non lo so, paura, 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 posso fare una lista infinita, dipende da voi. Ma sono paure veramente dettate dalla vostra mente che quando la prima volta che gli è capitato non se lo aspettava, è rimasta tanto ferita e non l'ha ben capito, non l'ha processato correttamente e ha collocato quel problema, diciamo, quel dolore all'esterno. Ha detto quella persona facendo così mi ha fatto male. Lui. E più diciamo lui, loro, egli, più diciamo gli altri come ci fanno male, e più stiamo andando fuori strada, perché la verità è che siamo solo noi ad avere quel potere di farci male. Quindi, casomai, la cosa corretta da dire sarebbe: il modo in cui la mia mente, dopo aver ascoltato quelle parole, si è fatta male perché gli ha creduto. Quindi io mi sono fatto male credendoci, non lui mi ha fatto male dicendolo, perché lui era libero di sbagliare nel dirlo, era libero di dire una cavolata qualunque. Sei tu che gli hai creduto, sei tu che la tua mente credendogli si è fatta male da sola, perché hai inserito una credenza, una verità che faceva male, perché non era vera. Tanto più una cosa fa male, tanto più state tranquilli che non è vera. Quindi se vi dicono una cosa aberrante su di voi e vi fa male sentirla, state tranquilli che non è vera. Perché se fosse vera sarebbe stupenda. Non c'è niente di vero di orrendo, mettiamola così. Quindi tutto quello che è vero è meraviglioso. E quindi la verità, no? Anche sulle motivazioni per cui facciamo quello che facciamo, no? Che ne so, hai sgridato tuo figlio, hai fatto questa cosa, sei una persona di merda, fai schifo, vergognati. Non è vero. Non è vero. Cioè, nel momento in cui già c'è un insulto, un giudizio, un etichettamento di qualche tipo, o una classificazione negativa di qualunque tipo, una pescetta negativa sulla vostra identità, siate sicuri che non è vero. Quindi, una persona amorevole, una persona che capisce, saggia, facciamo. In questo pianeta ce ne stanno poche, però diciamo che un'entità che vede tutto, vede la verità intera del vostro essere e l'intenzione che c'è dietro, direbbe: ah, pensa poverina quella creatura quanta paura aveva. Quella creatura amorevole che si è protetta in quel modo. Chissà poverina come posso farla sentire più al sicuro. Mi dispiace che si sia espressa in questo modo.
questo suona bene. Questo è vero. Quindi, fai schifo, hai sbagliato, vergognati, è falso. Proprio è errato, è una comprensione limitata della verità. Ok? E potete farmi qualunque esempio. Mi piacerebbe fare una videochiamata dove mi dite: questa persona mi ha detto così, e io vi rispondo: è falso, e vi spiego qual è la versione corretta. Perché la versione corretta è sempre compassionevole, è sempre curiosa, gentile, amorevole. Quello è sicuramente la versione più... non è la versione, è l'unica versione vera di come stanno le cose. Quindi, tanto più vi smarrite da quello, tanto più andrete incontro al dolore, perché andate verso, andate lontano dalla verità, come un pesce che cerca di uscire. Tanto più si allontana dall'acqua, tanto più si sente soffocare, tanto più sta nel suo ambiente, tanto più sta nella corretta espressione di se stesso, tanto più si sentirà in pace, in uno stato meraviglioso, in un'esperienza che adora fare. Prima di concludere questo video, che è stata una mia rilassante riflessione fatta di fronte a uno, due videocamere più il microfono, prima di concluderlo, vi voglio dire un'ultima cosa. Ogni istante sprecato a non amare la vita è un istante di cui vi pentirete quando questa vita sarà finita. Perché non ve ne daranno un'altra uguale a questa. Nessun altro potrà cambiare ciò che è stato. Nel senso che se quell'istante in cui potevi gioire di quella cosa che avevi, ma non lo sapevi quanto era preziosa finché non l'hai persa o finché non è finita la tua vita, quando rivedrai la tua vita, quando sarà finita e la rivedrai da un'altra dimensione, comprendendo quanto... e diciamo capendo tutte quelle cose che non capivi mentre la facevi, dirai: mamma mia, che peccato che quella volta non ho dato quell'abbraccio, che non ho visto quel gesto, che non ho apprezzato quel momento, avevo solo tanta paura, mi stavo solo proteggendo e stavo reagendo in questo modo perché avevo paura, e da questa paura costante di quello che di nuovo non voglio sperimentare, questa sensazione di impotenza, di abbandono, di esclusione. Sapete io quanto mi sono sentito escluso e messo da parte nella mia vita? E sapete quante volte, per paura di rivivere questa esclusione, questa messa da parte, questa sorta di senso di essere inferiore agli altri o indesiderato dagli altri o non integrabile, non, questa cosa mi ha creato di percepire in maniera, diciamo, di filtrare con la paura tanti avvenimenti che sono avvenuti dopo, perché questo trauma è iniziato già nelle prime anni di scuola per me, o alle medie, e poi da adulto ho proiettato questa antica paura su relazioni nuove, sempre con diffidenza nello stringere una mano, un abbraccio. Ho paura a fidarmi di nuovo, e tanto più hai passato anni in paura, tanto più sarà triste, perché tanti di quegli anni avresti potuto passarli scoprendo, curiosando, amando, aprendoti, facendo vedere la purezza di te stesso, vedendo tu stesso la purezza di te stesso. E quindi prima lo fai, prima lasci cadere, prima hai il coraggio di... perché alla fine il coraggio, se voi ci pensate, è una virtù, diciamo, è un atto della coscienza, un atto di volontà, quindi è un atto di libero arbitrio da parte della coscienza, di agire nonostante la paura, in presenza della paura, perché nessun atto di coraggio potrebbe mai sussistere o esistere senza paura. Quindi se non esiste paura non può esserci coraggio. La paura è una prerogativa necessaria per poter esistere coraggio. Quindi in presenza di un ostacolo tale quale la paura, la coscienza ha una volontà tale, ha una spinta e un richiamo tale verso qualunque sia la cosa che è al di là di quella paura,
che spinge e spezza questa barriera, spezza questa sorta di membrana della paura. E non è che la ignora, la sente, ma agisce lo stesso. E quindi cambia anche il potere che quella paura aveva prima di romperla. Perché se quella paura io l'avessi ascoltata, che quella paura, ripeto, ha solo l'idea, la funzione di tenerci al sicuro. Immaginate la paura come un piccolo amichetto portatile, un amichetto che vi sta sulla spalla destra e vi cerca di non far fare tutto, o non far dire, o non far fare, o non far pensare tutte quelle cose che secondo lui vi mettono in pericolo, pericolo emozionale, perché alla fine non esiste altro che il pericolo emozionale, perché il pericolo fisico anche alla fine viene tradotto come pericolo emotivo, no? Se non avessimo paura e questa emozione, non ci sarebbe nessuna forma di pericolo, dalla nostra percezione non ci sarebbe nessun pericolo. A rendere reale il pericolo è la nostra emozione che sente il pericolo, ma è comunque un'emozione, è comunque qualcosa che la nostra identità, il nostro ego, la nostra barca, ovviamente molto intelligentemente da parte del creato, ha messo dentro di sé questa capacità di percepire il pericolo affinché rimanga al sicuro, se no a qualunque momento potresti buttarti da un palazzo o venire schiacciato dalla macchina se non ti rendi conto che c'è la potenzialità di premonire anche pochi secondi del futuro, vedere nel futuro per sapere, oddio, mi potrebbe schiacciare, posso visualizzare questa cosa che accade tra pochi istanti se lo faccio, non attraverso la strada, aspetto che passa e poi attraverso. Questa capacità è una sorta di sistema di sicurezza, diciamo, come un antivirus per impedirti di farti del male, per aiutarti a orientarti in questa realtà piena di pericoli reali, di danneggiare il tuo corpo e quindi di danneggiare la tua esperienza di vita. Però questa paura è talmente potente come strumento che purtroppo viene usato poi per limitarci. Ci limita, no? Ci crede di proteggerci, ma non sa ben definire la linea di confine tra la protezione e la limitazione, e proprio in certi casi proprio la totale inibizione della vita. Quindi a piccole dosi la paura ti salva, a medie dosi la paura ti limita, a massicce dosi la paura ti rende completamente paralizzato. Tanto più hai paura, tanto più non farai, non esplorerai, non andrai, non rischierai, non farai niente, rimarrai fermo, protetto, e rimarrai sicuro, sano e salvo fino a quando non muori. Quindi arriverai al giorno della tua morte sano e salvo, ma poi muori comunque. Questo è il paradosso. Quindi come vuoi arrivarci alla morte? Come vuoi arrivare alla fine di questa vita? Che gloria ci sarà stata nel rimanere sani e salvi fino alla fine della vita? Quindi arriverà la fine, parlerai con, no, i tuoi cari, che li troverai lì, gli dirai: guarda, sono arrivato sano e salvo fino alla morte, non ho fatto niente, però ci sono arrivato, cavolo, non ho fatto niente, non ho rischiato, ma alla fine ci sono arrivato al sicuro, sano e salvo fino a crepare. E con questa, diciamo, frase provocatoria concludo questo video, non so che titolo gli darò. Ovviamente io devo dirvi, non so mai i titoli del video mentre li faccio. Il titolo lo penso durante il montaggio del video, e quello che ho detto cerco di dargli una sorta di frase che potrebbe dargli un senso, ma alla fine dico sempre molto di più rispetto a quello che il titolo dice, no? Se il titolo dice una cosa, nel video ci saranno altre 9 cose che il titolo non dice. Grazie di avermi ascoltato e spero che vi piaccia ascoltarmi. A me piace esprimermi e quindi spero che da qualche altra parte ci sia qualcuno a cui piace ricevere questa cosa che io sto, diciamo, dando, dicendo, facendo. E grazie se è così, sono contento che sia così. Mi dispiace se non è così, se non è così non fa niente, ci sono altri video, altre persone che vi piaceranno magari di più. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video.